diciamo che abbiamo parlato con tanti medici, abbiamo capito tante cose. Non sono d'accordo, condivido interamente a tutto quello che ha detto Michetti, perché i vaccini sono ancora sperimentali, perché poi di morti ce ne sono. Io adesso non entro nel merito, né voglio prendere posizione, per questo non volevo rispondere a questa domanda. Tu mi ci hai costretto, non posso tradire me stesso, ho detto la verità, però stiamo parlando di una cosa che sappiamo che è notoriamente sperimentale, per cui ciascuno deve decidere in totale libertà che cosa fare di se stesso, tenendo presente però tutte le informazioni. Provo a dirti quello che mi ha detto ieri il professor Galli, che mi ha detto l'altro ieri il professor Le Foglie, che mi ha detto quattro giorni fa. Sì, ma bisogna sentire anche gli altri professori, perdonami. Mi parecchi. Allora bisogna sentire anche quelli che la pensano un così. Un vaccino è sperimentale e nella misura in cui abbiamo avuto poco tempo per arrivare al vaccino. Però c'è stata una tale sperimentazione sull'umanità, ci sono 5 miliardi di vaccinati nel mondo, cioè non si può più chiamare sperimentale. E peraltro l'ente americano, la Food and Drug Administration, ha già detto che è ufficiale e tutti gli altri stanno avviando. Lo dico da un altro punto di vista, per quanto mi riguarda, è il mio modo di pensare, sono un artista e per questo mi basta la mia libertà, mi basta solamente una persona che è morta per il vaccino per renderlo sperimentale. Non si può ragionare, l'uomo non è un numero, non è il suo codice fiscale, la pedina di un profitto dei mercati internazionali. L'uomo è un uomo, la cosa più la più grande opera d'arte che tu possa vivere è la tua esistenza. Quindi finché non è tutto quanto chiaro, io sono pienamente d'accordo con Michetti. Io non entro nella tua natura artistica, ti faccio mettere con qualunque medicina.